Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, finalmente, dopo un sacco di tempo, sono ritornata finalmente con il video dei prodotti finiti. Infatti ho racimoliato tutti questi prodotti, ho messo tutto in questa borsina di Victoria's Secret e adesso vediamo tutti i prodottini che ci sono all'interno. Ma prima di iniziare con il video, io vi ricordo come sempre di iscrivervi al mio canale e di lasciare un piccolo like di supporto a questo video. In questo video vi mostrerò principalmente prodotti che io mi sono trovata veramente molto molto bene e che vi consiglio vivamente di provare, perché appunto in questo periodo ho finito un sacco di prodotti e se dovevo racimoliare tutti quei prodotti sarebbe uscito un video di 5 giorni. Quindi iniziamo con questo prodotto qua, ovvero è un'acqua micellare di Dottor De Paoli, che praticamente è un brand che potete trovare in farmacia. Io con quest'acqua micellare mi sono trovata benissimo e non lascia rossori, strucca veramente qualsiasi tipo di trucco, non brucia gli occhi né niente, quindi veramente un prodotto super super valido. Un altro prodotto che ho finito e praticamente mi sono innamorata è questo gel detergente per il viso. Questo è il brand Queshi, scritto praticamente così, è un brand che ho trovato quando sono stata al Cosmoprof di Bologna e c'era tipo questa offerta che con 10 euro potevate prendere più prodotti, quindi ho voluto prendere lui. Deterge benissimo, ha un profumo buonissimo, se non ricordo male alla ciliegia, e niente, mi sono trovata veramente molto molto bene. Un altro prodotto che ho finito è praticamente questo burro per il corpo al cocco del brand Tree Hut. Anche questo è un prodotto che ho avuto grazie ad una collaborazione sempre fatta al Cosmoprof, e io non so se avete mai sentito di questo brand, però hanno dei prodotti veramente super super validi. Costicchiano un attimo, però sinceramente come qualità prezzo sono veramente ottimi e hanno veramente un sacco di prodotti per la cura del corpo, quindi se avete l'occasione prendete almeno qualcosina di questo brand per provare la qualità. Un altro prodotto per il corpo è praticamente questa mousse per il corpo di Rituals. Anche questo prodotto ha tipo un gusto alla fragola, alla ciliegia, veramente buonissimo, e niente, cioè inutile dirvi che i prodotti di Rituals sono veramente ottimi, hanno un profumo pazzesco e niente, io mi sono trovata veramente benissimo con questo prodotto. Passiamo poi a un prodotto per i capelli e praticamente vi voglio mostrare questo scrub per il cuoio capelluto del brand Frank Body, e praticamente è uno scrub che io facevo, cioè andavo a bagnare i capelli, poi facevo lo scrub, dopodiché facevo lo shampoo, il balsamo, e io vi consiglio di fare uno scrub per la cute almeno una volta alla settimana, cioè dico almeno una volta alla settimana basta, perché comunque non dovete andare a stressare la cute, però sicuramente utilizzare uno scrub che va a togliere tutte le impurità che comunque si depositano sulla nostra cute e sicuramente aiutano appunto i nostri capelli. Io vi consiglio questo prodotto qua, che è un scrub con il caffè all'interno, profumo veramente ottimo, poi anche i residui dello scrub andavano comunque velocemente con l'acqua. Vi dico così perché ho provato un altro prodotto, non mi ricordo bene il brand, però dovevo risciacquare un sacco i capelli perché altrimenti mi rimanevano tutti i gruzzoletti in testa. Invece con questo prodotto qua mi sono trovata benissimo. Poi altri due prodotti per il corpo sono praticamente questi due doccia schiuma di DM, e non so se avete visto appunto il video dove sono andata ad acquistarli. Li ho provati e mi piacciono veramente tantissimo, costano veramente poco perché costano meno di un euro. Tra i due preferisco sicuramente questo qua con il miele e il latte, ma perché già come profumazione mi piace molto di più.
Questo qua invece è tipo un gusto molto molto primaverile, super fresco, sa proprio di pulito, di pelle pulita e tutto. E però ecco, tra i due io preferisco questo qua. Poi un altro prodotto che ho finito in questo periodo è lei, questa acqua micellare di Garnier Skin Active. Questa praticamente è un'acqua micellare all'acqua di rose, tutto in uno. Ed è adatta per chi ha la pelle più sensibile e più spenta. Io infatti l'ho provata, mi sono trovata molto molto bene, però sicuramente preferisco l'acqua micellare, quella classica, quella rosa di Garnier, però anche questa qua molto molto ottima. Un altro prodotto che ho finito è praticamente questo detergente per il viso del brand Serendi Beauty, che è un brand coreano. Anche questo prodotto qua mi è stato inviato per una collaborazione con YesStyle. Allora, devo dirvi che all'inizio non mi piaceva più di tanto perché fa un sacco di schiuma e io odio veramente quando mi devo lavare il viso e ci devo mettere 5 minuti per togliermi la schiuma che ho in faccia. Verso la fine ho iniziato ad apprezzarlo, semplicemente perché mettevo proprio una goccia di prodotto e allora così la situazione era migliorata. Devo dirvi però che a parte questa pecca della schiuma, mi lasciava veramente il viso molto molto pulito, non tirato, non spento di niente, quindi mi sono trovata comunque molto molto bene con questo prodotto. Poi ho finito due shampoo secchi per i capelli, in realtà adesso ne ho un altro, però questi qua sono in mini size, quindi sono quelli che comunque ho finito più velocemente. Questo qua è il classico shampoo secco di Batiste, mentre questo qua è il shampoo secco di Bellery. Allora, sicuramente tutte e due sono veramente dei prodotti ottimi, però io preferisco questo qua di Bellery. Questo qua l'ho scoperto grazie al Cosmoprof perché mi hanno lasciato il campioncino, dopodiché ho visto che si trova comunque anche a Tigotà e l'acqua e sapone il formato grande. Allora, da quando ho scoperto questo prodotto prendo praticamente soltanto lui, però sicuramente anche questo qua di Batiste è molto molto ottimo. Poi ho finito anche questa crema per i capelli di Garnier Fructis all'aloe vera, che praticamente è la linea che io amo di più di tutta la collezione che hanno fatto appunto uscire. Questa qua con l'aloe vera mi piace veramente tantissimo, mi lasciano i capelli molto molto idratati, belli puliti, ma non parlo soltanto della maschera, perché la maschera era quella che mi avanzava, quindi è stato proprio l'ultimo prodotto che ho finito, ma parlo anche dello shampoo e del balsamo in sé, sono veramente dei prodotti ottimi. E niente, se avete i capelli un po' spenti, un po' così, non volete comprare dei prodotti super costosi, io vi consiglio la linea appunto di Garnier Fructis, questa qua all'aloe vera. Allora, un altro prodotto che ho finito è praticamente questo shampoo che si chiama Chrono Shampoo Q10 System ed è un prodotto di Psia Evo, che praticamente sono dei prodotti che potete trovare direttamente dal parrucchiere. Non so poi se ogni parrucchiere, cioè dipende poi ogni parrucchiere che tipo di tipologia di prodotti ad acquistati. Io questo qua l'ho preso direttamente dal mio parrucchiere, però penso che anche sul sito online si può trovare. E vi voglio parlare di questo prodotto perché da circa mezz'anno io utilizzo soltanto i loro prodotti. Infatti utilizzo shampoo, balsamo, uno spray che vado ad applicare dopo aver lavato i capelli e anche delle gocce che vado appunto a mettere sulla cute. Infatti di questi quattro prodotti ho finito soltanto lo shampoo. Sto utilizzando questi prodotti perché ho fatto l'analisi della mia cute e praticamente è molto molto sensibile, quindi devo utilizzare proprio dei prodotti che mi vanno a rinforzare la mia cute. E mi hanno consigliato appunto questi prodotti. Però, se volete un video specifico dove vi mostro tutta la gamma di prodotti, dove magari faccio una bella hair care routine insieme a voi utilizzando questi prodotti qua, fatemelo sapere giù nei commenti. Un altro prodotto che ho finito è praticamente questo siero per il viso di Freshly Cosmetics. Esatto, e praticamente questo qua è il Blue Radiance Enzymatic Serum ed è un siero adatto per chi ha la pelle con tendenza acneica.
è inutile dirvi che i prodotti di Freshly sono ottimi, cioè vegani, cruelty free, veramente adatti per ogni tipologia di pelle. Infatti se voi andate sul loro sito trovate proprio magari anche dei kit fatti apposta per la vostra tipologia di pelle. Io infatti sto provando questo qua, cioè in realtà l'ho già finito, mi è piaciuto tantissimo, è sicuramente un prodotto super super valido. Poi un prodotto che ho finito circa un annetto fa, ma l'ho tenuto qua perché volevo parlarvi. Allora, sempre ritornando al discorso di prima, con la cute sensibile, ok? Io ho una cute che si sporca veramente in un giorno e mezzo, è già sporca, e praticamente pensavo di avere una cute grassa, e quindi quando sono andata dal mio vecchio parrucchiere, lui appunto mi ha consigliato, ovviamente non avendo fatto comunque un'analisi della mia cute, soltanto quello che gli ho detto io, lui mi ha consigliato di utilizzare questo prodotto. Se avete la cute grassa, questo prodotto è sicuramente ottimo. Praticamente è un prodotto di Davines ed è un come posso spiegarvi? È praticamente un trattamento che voi fate pre-shampoo, andate proprio a metterlo su tutta la cute, questo prodotto qua, lo lasciate in posa 5 minuti, entrate in doccia, ci mettete un po' di acqua, poi iniziate a lavare i capelli come se fosse uno shampoo. E devo dirvi che se avete la cute grassa questo prodotto funziona, perché a me sicuramente mi lasciava la cute molto molto pulita e la sentivo anche il giorno dopo bella pulita. Però io avendo la cute sensibile, il mio capello la mia cute per proteggersi produceva ancora più sebo. Quindi io non riuscivo a capire questa cosa. Dopodiché avevo appunto fatto l'analisi del mio cuoio capelluto, ho scoperto che la mia cute è sensibile, quindi ovviamente questo prodotto per me non va bene. Però se avete la cute grassa, fidatevi che questo è un prodotto che sicuramente è ottimo. Poi, essendo un trattamento, va fatto soltanto una volta alla settimana. Ho provato anche questa maschera per il viso. Allora, io ve la faccio vedere soltanto perché ce l'ho qua all'interno. Non mi ricordo bene perché qua l'ho appunto tagliata, quindi non mi ricordo il brand, però non penso che sia questo qua. E praticamente queste maschere per il viso le potete trovare sul sito di YesStyle. Anche qua il brand mi aveva mandato un kit di maschere, quindi 5 maschere tutte uguali, io le ho provate tutte, sono veramente delle maschere ottime. Poi anche come misura sono molto più piccole di queste qua di Garnier, le classiche maschere in tessuto, cioè io quando mi metto la maschera di Garnier praticamente metà maschera mi esce fuori dal viso, invece queste qua di YesStyle sono molto più piccole e si adattano sicuramente molto meglio al mio viso. Però questa maschera qua che ho provato, ottima, cioè mi lasciava la pele non idratata di più, cioè io me la sentivo bella rimpolpata, bella idratata, nutrita. E niente, se avete l'occasione, se magari fate un po' di shopping sul sito di YesStyle, dateci un'occhiata. Un altro prodotto di YesStyle, cioè che trovate sul sito di YesStyle, poi YesStyle è un rivenditore, quindi ci sono un sacco di sottomarchi, e praticamente questa crema per il viso del brand I Am From. Allora, anche questa maschera, anche questa crema per il viso c'ha la sua storia, perché quando mi è arrivata, l'ho provata, inizialmente non mi ha fatto impazzire e quindi l'ho tenuta nel cassetto praticamente per un mese minimo. E dopodiché non avevo più una crema per il viso, quindi ho detto ma sì, proviamo lei. Ragazzi, da quando ho iniziato ad utilizzarla tutte le mattine con costanza e tutto, la mia pelle ha proprio cambiato grana, cioè veramente la mia pelle è migliorata un sacco, anche sotto al trucco stava benissimo. E niente, se avete l'occasione di provarla, provatela, perché c'è veramente una maschera super super consigliata. Poi del brand Capello Point ho finito questo profumo per i capelli. Questa è la profumazione Mystery numero 2, praticamente un profumo per capelli con fragranza fruttata, fiori bianchi e vaniglia. E io vi consiglio, se volete comunque dei capelli belli profumati, di non utilizzare i vostri profumi, le acque profumate, anche sui capelli, perché non fanno bene. Quindi vi consiglio di prendere una fragranza fatta apposta per i capelli, appunto da utilizzare tutti i giorni. Queste qua di Capello Point costano veramente pochissimo, mi sembra sui 5-6 euro quando l'ho comprata io. E
però piccola, ci sta dappertutto, un profumo veramente buonissimo e niente, anche questi qua sicuramente super super consigliati. Poi ho finito, questo è un prodotto che utilizzo di più per il make up, ma visto che ne sto finendo veramente una caterva e mezza, ho pensato di farveli vedere. Praticamente sono queste BB cream di Garnier Skin Active. Io prendo sempre la colorazione Classic Light, mi trovo non benissimo di più perché praticamente dal 2020 mi sembra che le ho scoperte, io non utilizzo più fondotinta a meno che non ho un evento, una cerimonia, comunque un qualcosa che comunque voglio andare a creare un make up un po' più elaborato, altrimenti per tutti i giorni io utilizzo questi qua di Skin Active. E praticamente all'interno hanno sia l'acido ialuronico sia i vari pigmenti minerali che aiutano appunto la nostra pelle, quindi se volete comunque avere una base super leggera, andare giusto a uniformare un po' l'incarnato, vi consiglio di utilizzare queste BB cream di Garnier Skin Active. Costano intorno secondo me i 10 euro, non di più, però sono veramente ottime. Un altro prodotto che ho finito di recente è praticamente questo scrub per il viso del brand Radial, e questo è un scrub per il viso alla vitamina C, quindi oltre a andare ad eliminare tutte le impurità che ci sono sul viso, la pelle morta e tutto, ha anche questo effetto luminoso sul viso. E se vi può interessare, questo brand lo potete trovare su Lookfantastic e niente, sicuramente uno scrub super super consigliato. Poi ho finito anche questo campioncino di crema ultra riparatrice del brand First and Beauty, anche lei una crema veramente super super ottima. Non è proprio una crema super super leggera, rimane un attimino, una consistenza un attimino più pesantina, però se la applicate la sera prima di andare a dormire, questa qua è sicuramente ottima. L'ultimo prodotto che vi mostro in questo video è praticamente questo burro per il corpo del brand Mio. Profumazione buonissima, una consistenza un po' pesante, però se avete la pelle un po' screpolata, un po' secca, un burro per il corpo sicuramente va ad aiutarla. E questo qua è una mini size, però sul sito di Lookfantastic potete trovare anche la full size. Siamo arrivati alla conclusione di questo video, io spero tanto che questo video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia. Se è così, non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale, di lasciare un piccolo like, e noi ci vediamo molto molto presto con un prossimo video. Ciao!